Allora, grazie a tutti per essere qui, per la pazienza anche che avete dimostrato, ma diciamo la nostra forse è la punta di un iceberg, quindi potete immaginare che c'è un lavoro molto grosso alle spalle. Ovviamente accorcio tutto l'accorciabile e vi dico semplicemente come è nato questo progetto, dal mio punto di vista. Poche settimane fa, tutto sommato, viste da qua, mi arriva un avviso della Regione Puglia, una manifestazione di interesse, si chiama così? No, un avviso pubblico. Una roba, insomma, che ti dicono: io ho una società di produzione, se vuoi puoi partecipare a una gara su un video sul turismo alternativo, sui cammini e sul Sud Italia. Tema molto bello, ma quando passo a vedere la quantità di carta, di bolli, di protocolli, di vidimazioni e tutto il resto, prendo il file e lo butto nel cestino. La mattina dopo mi chiama una mia amica con la quale abbiamo già lavorato in passato, che si chiama Roberta Di Spoto, che ha una società come la mia, ma più strutturata della mia, e mi dice: hai letto? Sì, ho letto, e ho anche già cestinato. Ma come? Così colà? Insomma, mi convince, dice: guarda, noi ci occupiamo della parte più rognosa per certi versi, che è la parte burocratica. Tu pensa al fare l'artista, pensa ai contenuti, e mi seduce, mi convince, si imbarca in questa avventura anche Mimmo Braccio Dietro con la sua Info 6, che si candida a occuparsi della parte comunicazione di questo evento, per esempio delle altre cose che ci saranno, e a questo punto tutto mi sembra tornare in quello che io so fare meglio, cioè raccontare, e chiamo Annalisa Mentana, che è una giovane scrittrice e scrittrice foggiana, di Lucella per la precisione, e Luciano Toriello, che è un giovane filmmaker che è cresciuto in questi anni un po' lavorando con me e un po' per fortuna sua anche lontano da me, e vi imbarco tutti in questa avventura di alcune settimane che ci ha portato in giro per il Sud Italia. Devo dire che per certi versi ero un candidato ideale, nel senso che io sono pugliese a tutti gli effetti pratici, ma sono nato in Campania, sono nato a Salerno, ho vissuto 2 anni della mia vita da ragazzino a Matera, vado spesso in Molise a vedere a Casa Calenda, dove c'è un festival che ho visto nascere e che seguo con affetto, che è Molise Cinema, e sono andato in Calabria un sacco di volte in vacanza. Quindi a questo punto c'avevo tutti i crismi, e quello che ho fatto, oltre a sentire un po' di esperti sulla materia, è ho chiamato un po' di amici, e alcuni dei quali sono qui, e per esempio Federico Pommier, che mi ha indirizzato a Giovanni Germano, a Paolo Di Scienza e alla loro associazione La Terra, che mi hanno parlato dei tratturi, e poi quando sono andato sul territorio mi hanno condotto con loro, e così via nelle varie regioni. Sulla Basilicata, diciamo, l'ho presa da un'altra strada, perché per questo percorso sentivo il bisogno di avere una voce guida, una persona, un viaggiatore che fosse dentro e fuori, un po' come me, in questa materia. E ho chiesto al mio amico e collaboratore Riccardo Gianni di darmi una mano. Riccardo Gianni è un compositore, è un intellettuale, una delle voci di Radio 3 Suite, vive a Roma storicamente, ma in Lucano. Quindi, diciamo, corrispondeva anche lui a quell'identikit che cercavo io, di una persona che fosse in grado di fare un percorso per questo sud che ci avrebbe portato a conoscere delle cose sconosciute sicuramente, ma non troppo lontane da noi. Questo, così è nato questo progetto. È vero, abbiamo corso un po', però forse anche questo fatto, il fatto di non avere tutto il nostro tempo a disposizione, ci ha aiutato a essere molto concentrati, anche cinici certe volte, sulle scelte da fare, e quindi ad avere uno sguardo molto personale. Quando ho presentato i primi minuti del film alla Regione, alla dottoressa Belviso e al dottor Giannone, diciamo, ho capito dall'approccio che c'è stato al video di poter diciamo, rendere questo video un po' diverso da quello che Patrizio Giannone, con grande efficacia,
mi ha detto la prima volta che ci siamo conosciuti, ha detto, lo vedi sto scaffale? Questo scaffale è pieno di video sulle nostre regioni, su di documentari istituzionali. Se ci sei tu qua, forse possiamo vivere un po' diverso. Signori miei, io l'ho preso in parola. Quindi, diciamo, nel bene e nel male vedrete un documentario che io definisco, non definisco più un documentario, è diventata una cosa molto personale. Quindi è un prodotto che forza un po' certi schemi del racconto del territorio, ma ai tempi d'oggi in cui siamo inondati di immagini, di comunicazioni, di flussi di vario tipo multimediali, forse è una via d'uscita interessante. Quindi adesso vedetevelo e fateci capire dopo se è stata un'intuizione giusta. Grazie.